Vai. Ivo, ma questa associazione degli alpini, quando ristrutturò la chiesa, da dove partì per trovare i soldi? I soldi autofinanziati? No. Abbiamo pagato noi. Ci fu un autofinanziamento? Certo, abbiamo rimesso tutto a posto per bene, abbiamo inventato questa festa che ogni anno... Come si chiama la festa che è dedicata alla chiesetta? Festa della Madonna della Pace. Ecco, è una bellissima festa perché è in un paradiso terrestre e in una zona che ha avuto un grave problema del sisma, che comunque risorgerà a Mandola con tutte le sue frazioni, siamo sicuri di questo. Ma è difficile. Ma è stata ricostruita la chiesa e sarà ricostruita anche a Mandola? La chiesa non gli faccio niente. Perché era stata ricostruita bene? Certo. E quindi, come vedi, a Mandola sarà ricostruita? Sì. E credimi, Ivo, quando c'è stato il terremoto, io ho pensato alla chiesetta, e ha retto la chiesetta, vero? Certo. Ecco la festa della pace di Carulla di Amandola, che è uno dei più bei posti, gruppo alpini di Amandola, gli abitanti di Carulla, che questo sabato celebrano la 26ª sagra del polentone e del galletto. E poi ci sarà la gara delle bocce e il gran premio di Sibillini, c'è stato alle 2. E adesso gli indimenticabili con Cristi e Maurizio faranno l'intrattenimento serale anche per la gente che è venuta a mangiare. È già pieno. Quindi amici, Carulla, Amandola, questi territori noi li amiamo e devono essere ricostruiti, vero cavaliere Paccapelo? Senz'altro. Il cavaliere è un nostro sostenitore. Molto ospitali e gente marchigiana come noi, laboriosa e generosa. E l'appello del signor Ivo di ritornare al suo laboratorio è importante. Presidente del gruppo Alpini. Presidente del gruppo Alpini. Capogruppo. E lui, l'ho sentito, lo stato d'animo, vorrei ritornare nel mio laboratorio. E questo i politici nostri, i politici nazionali debbono tenerne conto. Un appello di un grande imprenditore etico di Montegranaro. Cavaliere, un appello alla nostra classe politica. Io direi che la classe politica, con questo evento che purtroppo ci è capitato a noi marchigiani, dovrebbe... Loro dicono che sono stati presenti, ma io non ho visto i risultati. Io sono un imprenditore e punto sempre ai risultati.